dicevo a messa, tocca a me dare inizio a questo secondo momento di questa giornata. E ripeto quello che dicevo prima, aggiungendo due cose. Innanzitutto il grazie che va a Monsignor Lunari per essere in mezzo a noi stasera. Non lo chiamo eccellenza perché, per quanto mi riguarda, ma come faceva e come fa con tutti i sacerdoti, ecco, lui diceva che a Reggio ci avrebbero ammazzati se sentivano una cosa del genere. E allora noi l'abbiamo sempre chiamato padre. E per noi Monsignor Nunni è stato proprio questo, è questo. Infatti due cose mi porto dietro, eccellenza. Uno, l'attenzione alle persone. Monsignor Nunnari diceva e dice una cosa: guarda Alicia e fria, no, guarda Agatha e fria Alicia guarda Agatha, è una cosa del genere, il regino. Ecco, che riassume benissimo l'occhio attento di Monsignor Nunnari. Quell'attenzione alle persone che non è un'attenzione comune, nel senso che per lui ognuno di noi ha un valore e adesso, anche se dopo tanti anni ce l'ha manifestato, basta guardarci in faccia, negli occhi, e subito ritorna alla mente tutti quei ricordi, belli, meno belli, ma che fanno parte di ognuno di noi. Quindi innanzitutto l'attenzione alle persone. E secondo, come abbiamo pregato anche a messa stasera, perché il Signore lo conservi così, questa forza che sa di instancabilità. E non lo ricordo mai fermo, e ancora oggi lo può dire lui, lo può testimoniare, anche se è emerito, forse è più impegnato adesso che prima, paradossalmente, e ce lo ha detto, la domenica mattina fa il viceparroco. E quella è soltanto una mezza giornata, ma tutto il resto della settimana è continuamente in giro, e quando non è in giro riceve in seminario dove adesso risiede. Quindi sono questi due aspetti che per la mia vita di sacerdote sono fondamentali, ma penso che sono due aspetti che dicono quanto Monsignor Nunnari ha tenuto e tiene alla nostra Calabria. È un po' stasera... ce ne parlerà chi ha intervistato Monsignor Nunnari, chi ha ascoltato Monsignor Nunnari, chi ha scritto il libro, che ringrazio per questo sabato per essere qui in mezzo a noi con l'editrice. Sono loro che hanno avuto le mani in pasta e sanno bene quanto lavoro ha fatto e fa per la nostra Calabria Monsignor Nunnari. È stato per un periodo, io guardo l'aspetto ecclesiale, è stato anche presidente della Conferenza Episcopale Calabra. E sapete, non è semplice perché quando c'è il cuore di pastore che vuole tenere e ha a cuore tante cose, è difficile svolgere questi ruoli che apparentemente possono sembrare ruoli di onorificenza, ma chi lo fa con il cuore di pastore sono posti gravosi, posti dove realmente si soffre con chi soffre e si gioisce con chi si gioisce. Quindi grazie ancora al sindaco, anche eccellenza, perché il sindaco è stato lui a stuzzicare questo interesse per questo testo, dicendo: Don Giuseppe, è uscito quel testo scritto da Sabato su Monsignor Nunnari, sarebbe bello poterlo presentare qui a Bianchi. Allora in questa che nella settimana dell'educazione, per noi nel ricordo di San Giovanni Bosco, di San Francesco Spinelli, il fondatore delle suore, abbiamo incastonato questa serata. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla mia gente. Ormai mi sento biancaro, madre. Se lei chiede a mamma e papà quanto tempo sto a Paola, e niente, sono sempre qui. Veramente grazie per la serata, grazie a voi per la pazienza. So che oggi è stata una giornata piena per tutti, però il vostro essere qui stasera dice tanto, e dice soprattutto l'affetto, la stima e i veri ricordi che sono vivi nel presente
per Monsignor Nunnari. Quindi grazie e buon ascolto a tutti voi. Buonasera a tutti e benvenuti. A me corre l'obbligo di porgere un saluto a nome della comunità a Monsignor Nunnari, che noi ricordiamo veramente con grande affetto e lo ringraziamo di essere qui stasera. Saluto Attilio Sabato, giornalista, autore del libro di Don Nunnari, e Antonietta Cozza, anch'essa giornalista e responsabile dell'edizione Pellegrini. Saluto tutti quanti i partecipanti e di questa comunità che ha voluto con la sua presenza riconoscere, donare gioia al nostro Don Nunnari, che nello stesso tempo dà a noi una grande gioia di averlo stasera qui con noi. Ringrazio e saluto affettuosamente i genitori di Don Giuseppe, le suore, Don Giuseppe Mancuso e tanti altri che stasera hanno voluto onorare questa serata. La serata nasce nell'ambito della settimana dell'educazione che la pastorale Bianchi Colosimi e Pedvigliano hanno voluto organizzare, che poi ho guardato il calendario, non è una settimana ma sono 15 giorni, 15 giorni di intensa attività dove il fulcro sono i giovani, il pensiero di Don Bosco, che noi a Bianchi abbiamo così caro e forte, visto che molti di Bianchi sono stati allevati, cresciuti con questo pensiero, con questi forti elementi educativi. E quindi averlo stasera a Don Nunnari in un'occasione della festa di Don Bosco è veramente per noi una grande cosa. Eccellenza, sono circa 5 anni che ci ha lasciati qui a Bianchi e lei è tornato a Reggio lasciando l'eredità di Vescovo, però sono 5 anni che sono volati via velocemente e che ci sembra che sia ieri. Quindi come c'è dire che il tempo fugge, ma noi ci sentiamo legati a lei. La comunità di Bianchi si sente ancora più vicina e quindi questo tempo, quando diciamo 5 anni, sono tanti, ma sembra ieri, vuol dire che noi a lei la sentiamo nostra, sempre presente, e il suo affetto, i suoi ricordi e quanto ha fatto per la comunità di Bianchi, per il territorio del Savuto e per l'intera diocesi di Cosenza e Bisignano è qualcosa che rimane indelebile. E per noi stasera veramente è una grande, grande gioia. Io sono emozionato. Quando l'ho salutata, mi creda, ho rivissuto momenti che l'ho sempre incontrata, è stato vicino. E stasera sento un po' il nodo alla gola proprio, non so, ci esprima questo sentimento grande d'affetto, ma che ci moralizza, mi fa pensare a tante cose e di essere, e di, come dire, di amministrare nel senso della parsimonia e nell'uguaglianza. Monsignor Nunnari nel suo libro ha tracciato bene, attraverso l'intervista che gli ha fatto Attilio Sabato, ed è un qualcosa che a mio modesto avviso fa leva sui nostri comportamenti, sui nostri principi di libertà, di eguaglianza e fraternità, stimola la partecipazione, l'impegno degli educatori, della scuola, dell'università, delle parrocchie, associazioni sportive, per formare nuove coscienze e nuovi dirigenti. Io ho appreso questo leggendo parte del libro, proprio ci stimola a comportarci in una maniera da cristiani innanzitutto e da persone sociali e democratiche. A tale impegno ci viene soccorso l'eredità della nostra storia per guardare lontano e con grande emozione, affetto, umiltà ed orgoglio personale e istituzionale che le rivolgo queste parole. Benvenuto a Bianchi, Eccellenza.
Questi ricordi che ci legano ci fanno tornare giovani, ci fanno sentire vivi. Noi qui e con lei ci ricordiamo i temi del lavoro, dell'ambiente, dell'integrazione sociale, i giovani e quant'altro, tutti i temi che lei ha affrontato nelle sue venute qui a Bianchi e che abbiamo sempre snocciolato e ci sono serviti ogni giorno che ci ha accompagnati nella vita. Mi permette in presenza di ringraziare anche i sacerdoti Don Giuseppe, tutti e due, che lei in questa sera ha rincontrato e loro, anche loro erano emozionati. In questi giorni fremevano pensando di ritrovare il loro educatore principale e quindi stasera l'abbiamo toccato con mano di quanto lei ha lasciato. Colgo l'occasione per porgere anche il saluto dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare. E cosa dire? Che gli anni, le 11 anni se non sbaglio nella diocesi di Cosenza Bisignano è rimasto. 11 anni che parlando oggi pure con alcuni amici sindaci di Scigliano, Pedivigliano e quant'altri, hanno detto ma Don Nunnari ha lasciato un segno in ognuno di noi. E mi hanno pregato di portare i loro saluti perché stasera avrebbero voluto essere qui ma per impegni già presi non potevano essere. Quindi lei nonostante non ci vede lascia un'eredità enorme su cui noi stiamo costruendo anche il nostro futuro. Quindi eccellenza siamo certi che il legame costruito in questi anni con la nostra terra non si spezzerà mai, anzi nella preghiera e nel servizio resterà saldo e forte anche nel futuro presente e nel futuro prossimo. Un abbraccio, mi permetto, un abbraccio di cuore da parte di tutta la comunità per questo rapporto intenso tra Chiesa e territorio, tra quanto lei ha saputo darci e far sì che noi potessimo portarlo nel nostro cuore e trasmetterlo ai nostri figli. Grazie, siamo grati di tutto questo che ci ha dato. Quindi stasera siamo felicissimi di ascoltarla come abbiamo ascoltato la messa e sentire le sue parole, la sua voce, che ancora una volta sembra come un qualcosa che ricattura e ci riporta all'umiltà, a quell'umiltà che noi tutti dovremmo pensare ogni giorno, che a volte dimentichiamo. Finisco, e se mi permettete due parole per Attilio Sabato. Non posso non dire che Attilio Sabato è un grande giornalista. Non ha fatto solo questo libro di Don Nunnari, ne avrà fatto una ventina, 25, probabilmente anche di più. Numerose trasmissioni televisive, lui è direttore di Teleeuropa adesso, ma collabora con tutti i giornali calabresi e anche non calabresi, con anche televisione di fuori, anche con Telemonte Carlo, quindi una persona che ha un passato, un presente e un futuro, un punto di riferimento. Io fino a ieri sera ho visto Ten, questi ultimi incontri che fai con i politici e i candidati. E credete, ogni volta c'è qualcosa sempre di nuovo, di bello, che ci porta alla realtà. Perché poi ha un suo modo di condurre le trasmissioni, di essere dolce ma punzecchiare, di permettere a tutti quanti di dire la sua, ma lui di rincorrerli a dire ma vedi che è un'altra cosa. E quindi quello ci accattiva a tutti e ci attacca a queste tue trasmissioni. Quindi grazie stasera per essere venuto, come grazie ad Antonella Cozza che io conosco da parecchi anni e seguo perché lei fa parte della famiglia Pellegrini, l'editore Pellegrini, e io spesso e volentieri vado da loro alle presentazioni dei libri, come sono stato quando c'era quello di Monsignore. E beh, Antonella è veramente in gamba, bravissima, e quindi averla stasera qui è veramente straordinario. Io saluto anche Walter, che non è potuto venire, mi diceva per impegni sopraggiunti e importantissimi, ma c'è lei e quindi stasera siamo graziati in questo.
Quindi grazie, grazie di questo. Un'ultima cosa, finisco veramente, ma devo dirla. Bianchi l'altro giorno ha celebrato, ha tagliato il traguardo, Monsignore, del bicentenario. Abbiamo fatto 200 anni. Il 25 di gennaio abbiamo fatto 200 anni. Quindi per noi è stato un bel traguardo. Di questo come amministrazione comunale abbiamo iniziato questo periodo di Natale, abbiamo fatto delle manifestazioni che vogliamo portare per tutto l'anno, ma la manifestazione ufficiale la faremo il 1° di agosto, almeno sembra che il mio vice sindaco che cura la questione culturale abbia fissato questa data. E quindi per noi questa data è importante, 200 anni, per quanto è un paese piccolo, non abbiamo chissà quale storia, ma per noi vuol dire molto. Abbiamo avuto l'autonomia prima da parte di Cigliano, dipendevamo, poi da Colosimi, e poi il 25 gennaio del 1820 abbiamo avuto questi registri, quindi questa nostra autonomia che oggi stiamo portando avanti come Comune di Bianchi. E certamente quello che oggi godiamo è di tutto il lavoro fatto in precedenza, di uomini illustri, di famiglie, di donne e di uomini che hanno lavorato affinché noi oggi potessimo essere qui, e quindi li ringraziamo perché ci sono uomini illustri che hanno fatto Bianchi e dato onore, e noi speriamo di essere all'altezza di questo. Ci muoveremo, avremo le nostre pecche, certo non siamo quelli di una volta che riflettiamo di più, ci stiamo provando. Quindi questo è un altro augurio a tutti i biancari, affinché la storia del passato ci possa insegnare a tutti quanti noi che il nostro futuro deve essere radioso e far tesoro del passato, perché se il futuro non riusciamo a inserirlo e a radicarlo con delle radici ben profonde, non credo che potremmo pensare chissà che cosa. Quindi a voi tutti chiedo di operare per il nostro paese affinché questi 200 anni possano essere anche un momento di lanciare un qualcosa di nuovo e sempre per il futuro del nostro Bianchi. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Sono io che vi dico grazie a Don Giuseppe, al nostro sindaco, a tutta la comunità di Bianchi, grazie per l'ospitalità, e vi porgo i saluti di Walter Pellegrini in qualità di addetto stampa. Guardate, questo libro è veramente bello. Don Nun e Attilio hanno realizzato un piccolo grande capolavoro, anzi noi li abbiamo portati, io vi invito veramente a prenderlo questo libro. Sono 5 anni, Attilio, che questo libro è nato, lo abbiamo presentato 5 lunghi anni fa in una serata anche particolare, piena di emozioni ma anche d'altro, ed è un libro tanto attuale quanto bellissimo, in cui appunto Don Nunna riracconta la sua Calabria, in cui anche Attilio Sabato racconta la sua Calabria, perché vedete, questo libro ha una straordinaria duplicità. Non entro nel libro, voglio che ascoltiate Don Nunna e Attilio. Quello che è bello di questo libro è che Attilio Sabato entra in punta di piedi nella casa, tra virgolette, di Don Nunnari, lo va a trovare e attende che Don Nunnari, in maniera lenta, vero Attilio, con tutti i tempi, veramente gli racconti lentamente, dolcemente, giorno per giorno, tante storie di questa Calabria. Allora avrete la sensazione di leggere due storie in questa storia, e quella del giornalista
giornalista che aspetta, alcune volte vedete Attilio che guarda fuori mentre anche c'è la pioggia, che girovaga tra la libreria di Don Nunnari mentre Don Nunnari lentamente arriva, guarda le sue carte, guarda i suoi libri e poi con quella tecnica di cui diceva il sindaco, quella capacità di ascoltare ma anche ecco, di far le domande, di prenderti, perché Attilio Sabato ha questa grande capacità di prensilità, di prendere il suo interlocutore, beh, inizia questo dialogo che è anche fatto di tantissimi silenzi, non è solo un dialogo, ci sono tante pause, tanti silenzi, tanti non detti. Allora la particolarità di questo libro è proprio questo elemento duale, Attilio giornalista e dall'altra parte Don Nunnari, alcune volte si scambiano altri ruoli, sembra veramente un cammino che fanno insieme. E poi la storia che viene fuori è una storia straordinaria in cui, come diceva il sindaco, veramente sono tanti i valori. L'immagine di Don Nunnari è sempre quella di un uomo tra la gente. Dal primo momento, da quando lui nel 1964 diventa sacerdote in uno dei quartieri più difficili di Reggio, che Sbarre, inizia lì un'attività, vedete, di proselitismo straordinaria nei confronti soprattutto dei giovani in un luogo quale Sbarre, che è attraversato dalle frizioni malavitose, da un'andrancheta di tipo oppressivo, claustrofobico, e lui ha la capacità di strappare giovanissimo, insomma, questo cielo di carta, un po' in carta pecorito. Beh, da quel momento vedrete sempre Don Nunnari tra la gente. Un altro episodio bellissimo, sempre a Reggio, quando c'è la rivolta di Reggio e poi del 70 e 71, Don Nunnari con la sua 500 si mette davanti ai carri armati e i giornali, il Messaggero titolerà la 500 del prete blocca i carri armati cingolati. Quindi questo prete è coraggioso, forte, sanguigno, coriaceo, sempre veramente tra la gente, sempre dalla parte dei giovani. E quindi questo libro parte da Reggio, poi arriva in Irpinia, dove un tempo lungo negli anni 1999 arriverà e avrà un ruolo fondamentale nella ricostruzione dell'Irpinia dopo il terremoto. E poi vedremo Don Nunnari quindi da Reggio, l'Irpinia e poi a Cosenza arriverà, e insomma non sarà nemmeno facile arrivare a Cosenza, perché Cosenza è una città particolare, una città difficile, e anche là avrà un suo bel da fare. C'è una frase, consentitemi, mi piace, dove dice: si troverà di fronte ad un'Irpinia, una Reggio difficile, un'Irpinia bellissima, una Cosenza faticosa, complessa, e però Don Nunnari in questo cammino riuscirà sempre in maniera straordinaria veramente a sbrogliare questa matassa, insomma questo gomitolo. Cosenza è una città che all'inizio si chiude a riccio, una città borghese, una città complessa, una città difficile, ma lui avrà sempre questa straordinaria capacità di toccare il cuore della gente, insomma da Reggio all'Irpinia, a Cosenza e poi di nuovo a Reggio, una sorta di straordinario. Cosenza dice qualche giorno e questo cerchio insomma che si chiude. Io mi fermo qui per ora perché passo la parola ad Attilio e poi lo ascoltiamo, però credetemi, questo libro ha 5 anni e oggi, quando Walter mi ha detto che dovevo prendere il suo posto e venire qua, l'ho ripreso ieri pomeriggio questo libro, e mi ha di nuovo straordinariamente emozionato. È un libro che mi ha sempre emozionato, anzi ho detto che è il migliore di Attilio Sabato, te lo dico, è uno dei tuoi veramente più belli, per la straordinaria umanità, per la forza veramente umana, questo magma veramente passionale che c'è dentro. E quando l'ho riaperto proprio ieri sera, ritrovando peraltro anche la dedica che mi ha fatto
Don Nunar, insomma, la dedica che lei mi fece, tante pagine sottolineate perché mi sono riemozionata e ho detto che veramente alcuni libri sono benedetti e longevi, cioè sono libri che, come dice Italo Calvino, hanno sempre la capacità di dire anche a distanza di un tempo lungo, quindi veramente è un libro che vi voglio consigliare, insomma, perché Don Nunar è nei vostri cuori, beh, con questo libro sul comodino, insomma, lo vedrete ogni giorno. E quindi grazie, io poi ritorno a parlare con Don Nunar, grazie per l'ospitalità. Ha detto tutto lei, quindi non parlo proprio del libro. Grazie per avermi voluto qui. Mi piace questo posto, mi piace questa cittadina, mi piace la giovialità, la brillantezza di questo giovane parroco. Vorrei che fossero tutti così i parroci, che avvicinassero due parroci, l'altro l'ho conosciuto di meno, però è, ecco, questa, perché te ne accorgi? Anche uno molto importante, se la fino pianto. Sì, appena arrivi già capisci dove sei, in che posto sei. Anche la giovialità del sindaco, la passione che ci ha messo nel raccontare la sua bellissima realtà, quello che ci mette dentro, lo sforzo, capisco le difficoltà. Prima mi diceva, sai, nel 2019, l'anno che si è appena concluso, abbiamo avuto solo due nascite. Due nascite, capisci bene, mi diceva, due nascite, un borgo così è che deve vivere, adesso sopravvive ma deve tornare a vivere, deve essere popolato dai giovani, ma i giovani vanno via. E che fanno i giovani qui? Chi ci ha governato in questi anni ha pensato ad altro anziché pensare ai borghi bellissimi che non abbiamo. Questi sono esempi straordinari di architettura popolare, sono luoghi che ci ha costruito questi luoghi bellissimi, che ha vissuto di sacrifici per consegnarci un futuro diverso. Anche noi ci abbiamo creduto a un futuro diverso, solo che forse abbiamo sbagliato qualcosa, non ci hanno, come dire, non siamo stati capiti o non siamo stati ascoltati oppure ci hanno fregato, nel senso che per anni chi doveva aiutare questi piccoli centri ha pensato bene solo di utilizzarli nel momento magari elettorale, l'unico momento in cui un cittadino diventa importante. Perché cittadino è un voto, cittadino non è una persona, è un voto. Vorrei che tornassimo a guardare al cittadino per quello che rappresenta, per i suoi bisogni, per i suoi sogni, per le sue aspettative. Questa, abbiamo sbagliato qualcosa, così succede anche per esempio per la sanità, dove siamo numeri, non cittadini. Ci sballottano da una parte all'altra perché facciamo solo casistica. Potrei continuare perché l'elenco è lungo, anche venendo qui le strade, che strade ci hanno ridotto. Chiaro che poi c'è l'isolamento, se c'è una difficoltà di collegamento è una conseguenza logica. Mi diceva il sindaco, il trenino che prima passava da qui, da quanti anni? 10 anni, non passa più. Però che può fare questa gente? Che può fare l'amministrazione? Protesta, stamattina l'ho visto con la fascia, che protestava per il lavoro di 20 persone che aspettano uno stipendio. A momenti non li facevano nemmeno entrare. Sono andati prima all'ASP, poi sono andati alla prefettura, cercando qualcuno che ascoltasse il grido di dolore che viene da questa comunità, da questo pezzo di territorio di Calabria. Però sono lì, i sindaci sono lasciati da soli, non li ascoltano.
Quando vanno in regione magari devono fare 10, 15 viaggi perché qualcuno poi li deve ascoltare, poi vanno a parlare e si lamentano perché la sanità non funziona, poi vanno in prefettura per dire che hanno mille problemi e sono loro. E quando si trova un sindaco che ha questa determinazione, questa voglia di reggersi a baluardo della propria comunità, io dico che la comunità stessa deve fare quadrato intorno a questo. Deve essere contenta, perché conosco anche tanti altri sindaci che fanno i sindaci aspettando di andare da un'altra parte, aspettano l'occasione buona per essere promossi e della loro comunità, voglio dire, si interessano pochi. Che c'entra tutto questo con Nunnari? C'entra, perché Nunnari che ho conosciuto io è un Nunnari battagliero. Un Nunnari che si è schierato contro tutti, perché ha difeso il suo popolo. Nella famosa situazione che ha coinvolto Reggio, nella rivolta di Reggio, lui poteva starsene benissimo per i fatti suoi, nel senso un prete sta tranquillo, sta nella canonica, dice la messa, poi se ne va e sta con i suoi religiosi tranquillamente. Fuori la gente protesta, le bombe, le manganellate, dice, ma che me ne frega, io faccio un'altra cosa. Lui no, perché ha un caratteraccio, poi guardatelo, voi non lo conoscete bene, ma un caratteraccio, uno di quelli che a un certo punto decide che deve essere in prima fila, deve assumersi la responsabilità, deve sposare queste tensioni della sua comunità, della sua gente, del suo popolo. Anche lì, guardate, i modi nascono perché l'area del Reggino è stata presa in giro dalla politica. Lì non c'era niente, non c'era lavoro, la delinquenza che ogni giorno di più guadagnava pezzi di territorio. E allora a un certo punto questa gente ha preso coraggio, forza, consapevolezza che se non avesse messo in atto una protesta forte e vibrante, nessuno mai si sarebbe accorto che a Reggio Calabria c'era gente che non riusciva a mettere il pranzo con la cena. C'è gente che viveva nei quartieri popolari dimenticati dove non c'era nemmeno l'energia elettrica. Pensate che quando mi raccontava queste storie, io ad Archi non c'ero mai stato, che è uno dei quartieri più degradati di Reggio, non c'ero mai andato. Lui me ne ha raccontato, lo dico, ma io devo andare a vedere. Certo, l'Archi che mi ha raccontato lui è un Archi di qualche anno fa, dove toccavi con mano questa realtà. Oggi non è che sia cambiata molto, volendo essere proprio chiari. Ho notato, ho visto, ho sentito, ho percepito le stesse tensioni di allora. Ho sentito addosso questa cultura, no, della sopraffazione, che te la senti, la respiri. Ma perché le famiglie che vivono in quell'area della città, adesso metropolitana, deve essere tenuta ai margini del contesto? Perché? La colpa qual è? Quella di non avere una postazione di visibilità nella società? Ma sono famiglie, ci sono figli da crescere, ci sono obiettivi da raggiungere, ci sono speranze da coltivare, anche lì. Allora parlavo con lui, dicevo, ma raccontami cosa hai vissuto in quegli anni. E lui diceva, sai, era difficile, perché già oggi la 'ndrangheta è pesante. È una specie di gioco che sta sulla testa dei calabresi. Immaginatevi 30 anni fa, 40 anni fa. Immaginate, lui mi diceva, sai, anche per mettere una piccola lampadina fuori dall'abitazione bisognava chiedere il permesso al boss. Ma ci rendiamo conto com'è venuta su questa terra? Con quanti condizionamenti,
Lui stesso mi raccontò la storia di una guardia giurata, se la memoria non mi inganna, è passato un po' di tempo, anch'io comincio ad avere dei buchi di memoria, mi raccontò la storia di un ucciso, una guardia giurata, poi lui disse dobbiamo fare qualcosa e organizzò un'assemblea pubblica al comune. Naturalmente lì disse guardate, così non si può andare avanti, dobbiamo reagire, dobbiamo fronteggiare, dobbiamo sconfiggere questa forza del demone che è rappresentata dalla criminalità organizzata, dobbiamo fare qualcosa. Finisce, applausi, come spesso accade, tutti sono d'accordo. Quando finisce un'assemblea che parla di un argomento che tutti sentono, finisce sempre con l'applauso. Poi appena varchi la soglia del luogo dove si è svolta la riunione, l'assemblea, tutti direbbero sì, ognuno preso dai mille problemi suoi non se ne occupa più. Lui è stato affrontato da due sgherri e hanno detto cerca di finirla perché tu qui immetti nel tessuto sociale, in chiesa, hai ragione, ci stavo arrivando, in chiesa puoi dire sempre prepotente, sempre è stato così. In chiesa puoi dire quello che vuoi, in chiesa puoi dire sì, più della mia, hai ragione, faccio ammenda di questo. Allora dice, in chiesa puoi dire quello che vuoi, se rimani in quest'alveo bello ovattato della chiesa, dice la messa, il Vangelo, però fuori dal contesto religioso, ecclesiastico, devi farti gli affari tuoi. Lui affrontato, insomma, uno un po' di paura, no? Paura è un sentimento umano, però dice no, io sono andato avanti. E l'altra cosa che mi ha colpito, mi ha raccontato, lui iniziò da vice parroco, questo me lo ricordo bene, iniziò da vice parroco e quindi cominciò a familiarizzare con questo quartiere poverissimo, dove l'andrangheta si faceva sentire. I ragazzi venivano assoldati dalle organizzazioni criminali. Quindi ogni tanto lui doveva celebrare la messa di qualche morto ammazzato. E molte volte morti ammazzati erano i ragazzi. I ragazzi, 18, 19 anni, 20 anni. E i ragazzi che erano e facciamo tutta la fine. Poi sono persone. Allora si trova a vivere la seconda guerra di mafia. La seconda guerra di mafia a Reggio è stata una cosa terrificante. Proprio oggi la squadra mobile di Reggio Calabria, la notizia è di poche ore fa, ha scoperto l'autore di un omicidio avvenuto 23 anni fa, quindi in piena guerra di mafia. Ora immaginate cosa vuol dire vivere in un contesto così difficile, così complesso, dove non sai effettivamente come comportarti. Se non hai forza, se non hai carattere, se non hai determinazione e se non hai valori, finisci per diventare strumento nelle mani di chi mette in campo la prepotenza, utilizza strumenti e mezzi che tendono, come dire, ad asservire le volontà della persona. Poi questa sua questa sua versatilità, questo suo modo anche di rapportarsi con la politica, di essere punto di riferimento, perché a Reggio Nunneri è stato un punto di riferimento. Io me ne sono reso conto quando siamo andati a presentare il libro, è uscito da una settimana, siamo andati, come si chiama il quartiere che non me lo ricordo più, a Sbarre, che non è proprio via Condotti, insomma,
per intenderci, al Parrigiano. C'era tantissima gente e tutti che dovevano qualcosa a Nunnari. Grazie perché mi hai dato un consiglio, mio figlio ha studiato, adesso fa il medico. Grazie perché mi hai dato un momento di difficoltà e sono riuscito a portare avanti la mia famiglia. Grazie per i consigli che mi hai dato. Grazie per il tuo interessamento perché adesso abbiamo delle case dignitose. Ecco, lì ho capito ancora di più il legame, il forte legame che c'è. Quando una persona ha dentro il proprio territorio, la propria gente, condivide con loro le sofferenze, ne sposa le ambizioni e ne accompagna i sogni, vuol dire che ha realizzato tutto, vuol dire che ha realizzato tutto. Tant'è che poi la Chiesa gli ha detto: aspetta un attimo, scusa, vedi che abbiamo altre cose da fare, e lo manda in impegno. Altra situazione difficile, altra situazione grave. In un territorio dove la forza della politica, allora della Democrazia Cristiana, era fortissima, si scontra con De Mita, insomma, mica uno micio mau mau. De Mita, una sorta di mamma santissima della politica nazionale e a maggior ragione locale in quel periodo. Poi c'è il terremoto, poi c'è il sostegno alle persone colpite, la raccolta dei fondi, sempre a disposizione, sempre pronto, sempre in prima fila, ad urlare, a far sentire la voce di chi non aveva voce. E non sono esperienze da poco, assolutamente no. Perché se non sei temprato, se non hai volontà, se non hai capacità, non reggi in quei territori. Poi lo mandano a Cosenza, apriti cielo. Lì arriva in un contesto che ho cercato di rappresentare nel libro, dove c'era praticamente di tutto e di più. Se voi mi dite una cosa, io vi dico c'era. In mezzo ad una vergogna che si chiama Papa Giovanni, in mezzo al furto, consumato sulla pelle della povera gente, di gente ammalata, che è la cosa più terribile di questo mondo. Secondo me è un peccato mortale questo, un peccato mortale. E come è arrivato? Ha capito qual era l'antifono. A un certo punto, una sera, mi dice lui: stavo per andare a dormire, guardo il crocifisso e dico: Gesù mio, me ne vado da qui, da questo posto, o rimango? Che cosa devo fare secondo te? Aiutami tu. Decide per rimanere a Cosenza. Queste sono cose che mi hai raccontato tu, ma poi lo dici tu, adesso lo sto dicendo io. A un certo punto dice: rimango, e rimane lì. Rimane a Cosenza e comincia a sentire anche quanto fa male il fuoco amico, perché all'interno della curia, insomma, uno che mette poi le regole, come in tutti gli ambienti, chi è abituato a gestire, a muoversi liberamente, se ci metti le regole, come minimo diventa un tuo nemico. Se poi queste regole toccano anche la tasca, il portafoglio, diventa un acerrimo nemico. E ne trovi uno, due, tre, quattro, cinque, belli organizzati. Però, nonostante questo, va avanti. Avanti, perché gliene capitano una al mese, una più difficile, un ostacolo più difficile dell'altro. Tant'è che a un certo punto, mi ricordo la festa della Madonna del Pilerio, disse: chiedo scusa alla città, chiedo perdono alla città per quello che la Chiesa ha fatto. Ora, un uomo di Chiesa, sempre uomo, un uomo che dice questo, che arriva a dire questo,
vuol dire che ha sofferto ciò che è stato fatto. Ed io lì ho capito che aveva una storia umana che meritava di essere raccontata. Non voleva all'inizio, era un po' restio, sono andato 7-8 volte, mi ha fatto andare lì, e quando eravamo sul punto di prendere qualche appunto mi diceva no, lasciamo stare, riprendiamo dopo. Però alla fine ci sono riuscito. E allora gli dico grazie, perché mi hai regalato una istantanea della Calabria che non conoscevo e che adesso porto dentro di me, perché i grandi uomini fanno grandi cose in questa terra. Grazie. Grazie ad Attilio che ci ha riraccontato il libro. E adesso noi ascoltiamo Monsignor Nonnari. Vincenzare Don Serafino. Lui ha una cosa, è qui nell'introduzione, perché in genere è arrivato poco fa. Però poi ti apriva subito la porta. Bene, si sono dette tante cose sulla mia persona, guardate, io dico, faccio il mio dovere. C'è un modo di fare il proprio dovere, con amore. Perché se un cristiano, un uomo, tanto più un vescovo, un prete, fa le cose per dovere, è finito là. Con amore, insieme, sono due cose importanti, sapete. Dopo 35 anni che sono stato viceparroco e parroco in questa zona sud della città, non so se state leggendo i giornali e se state vedendo la televisione, anche delle, i 14 che hanno preso i cosiddetti temaggio, erano parrocchiani miei, sapete? Erano parrocchiani miei. Uno di quelli, perché l'altro è morto, il fratello, era dopo quell'assemblea, perché era stato ucciso che era un non, guardia municipale, Pino, ex fratello mio, ucciso perché era andato a mettere il sigillo a una casa che il giudice aveva detto non può andare avanti. L'ho messo il sigillo alla porta e alla sera hanno fatto il sigillo a lui, l'anno stesso. Sposato da poco, una bambina, questa assemblea al comunale, io dico un'espressione che gli urtò molto, non è mia, è di Manzoni. Si fanno forti perché noi siamo deboli. L'ho detto Regini. E povera gente questa, i mafiosi, ma veramente culturalmente è tutto. È povera gente, eppure dominavano il quartiere. Dicevano, so, anche una lampadina, è vero, appena si aprivano qualche poveretto, calzolaio oppure barbiere, commerciante, devono passava uno dei 12, a posto di pure una morazza, insomma, e prendeva i soldi che doveva dare ai poveri, cioè ognuno doveva pagare la tassa. Finalmente si sono ribellati due, certo Berna, sono i giornali di questi giorni proprio, hanno parlato e il giudice l'ha ringraziato e ha potuto agire e portare in carcere questi delinquenti, ma assai, cioè non c'era possibilità di niente. L'ultimo, cosa terribile, dovevano aprire una pescheria. Il 5 gennaio, i miei parrocchiani si ricordano sempre di me, dice dovete venire voi a benedirla. Non mi hanno più chiamato. Dico scusami, bello, ma io devo venire il 5 perché Don Nunnari, gli amici degli amici mi hanno proibito di aprirla perché se erano loro la pescheria non si doveva aprire un'altra. I due forni di Andreotti non era possibile. Guardate. Sono state dette tante cose,
Io posso dire quello che ho fatto, forse anche qualche volta con un po' di coraggio, quello che ho fatto, l'ho fatto con una convinzione piena, prima delle strutture, prima delle liturgie, prima di tutto, l'uomo. Se questo è un uomo, se questo è un uomo, allora io mi dovrò portare con una un'umanità che va rispettata, anche del delinquente, se si converte. Uno dei peccatucci che ha fatto lui è che sulla mia scrivania si avevano lasciato delle lettere che i giovani del carcere di Paola, uno in modo particolare, a 16 anni aveva ucciso il suo compagno per un braccialetto, ma lettere meravigliose. Nell'omelia avevo detto di quella mamma che mi ha apostrofato: non avete un cuore di mamma, perciò dite così. Quando tu l'uomo lo accogli, lo fai crescere innanzitutto. Uno dei limiti forti anche qualche volta nelle nostre chiese, nei luoghi educativi, e qui San Giovanni Bosco avrebbe molto da dirci, è che sentiamo le cose con una certa sufficienza, quanto non con arroganza. Il ruolo è sempre un pericolo, amici miei. Non sono stato mai nel ruolo di vescovo né di prete. Sono stato nella mia identità di uomo, senza arroganza, con semplicità. La semplicità di cui parlava il nostro amico e mio fratello amico è un dono di natura. Ringrazio papà e mamma perché mi hanno mandato a scuola, ho imparato tante cose. All'università ci sono andato pure, ho imparato altre cose. La vita mi ha insegnato tante cose. Ma le poche cose che ho imparato sulle ginocchia di mia madre contadina e di mio padre operaio, quelle mi hanno guidato. Perché quando io ho preso messa quel 12 luglio del 64, una delle cose che ho scritto, mi pare pure, papà che quando la gente se ne andava mi infilò nella veste, queste veste che hanno tasca larga, un oggettino, che papà, un regalo, tu mi hai fatto il calice con mamma, no no, è un'altra cosa, è un metro, perché tu, un metro, perché tu si sappia sempre misurare, ricordandoti del mio stato di operaio e di mamma contadina. Non andare oltre, misurati. Questo mi pare che sia molto bello, cioè la famiglia dà i valori all'inizio, quando il bambino, il giovane, anche il giovane, riceve dei messaggi forti dalla sua famiglia, quelli lo seguiranno sempre. Diventerà anche professore universitario, diventerà un bravo giornalista, diventerà un bravo sindaco, ma i valori sono quelli. Quello che ho fatto, anche qualche volta con un po' di coraggio, un po' strano, quando a Reggio arrivarono i cingolati, era giorno di carnevale, un martedì di febbraio del 71, la gente venne da me e dice: Don Nunneri, sono venuto con i rammati, ora ci sparano tutti. Io avevo la 500, allora mi dice: 500, vado dinanzi a uno di questi cingolati. Il vice questore si chiamava Aiello, mi disse: no, non mi state facendo una pazzia, dice. E lui mi mette in carcere adesso. Ci vado volentieri, dicevo, amici. No, dice, facciamo così. Quei giovani là che certamente vi ascolteranno, dite che si ritirano. E voi fermerete i cingolati come li avete fermati. Sono andato, dico, ragazzi, è tempo di scappare adesso, andate via. I cingolati se ne andarono indietro, non entrarono nel mio parroccio. Quando ci penso a questo, allora avevo manco, era nel 71, nel 74, 6 anni di messa. Quando penso, dico, guarda, certe volte, quando l'uomo non ragiona bene, può fare anche del bene non ragionando. Quella volta non ho ragionato, poteva succedere di tutto, pure mettermi le manette.
qualcuno come Don Serafino ogni tanto diceva: ma dove fate di legge? Chi vi ha fatto vescovo? Hanno chiuso gli occhi. Sì, hanno chiuso gli occhi. Ne hanno fatta 60 anni. Potevo essere anche prima, dicono alcuni. Ma la prefettura aveva un fascicolino tanto bello. Adesso non ce l'hanno più, perché hanno capito che anche questo popolo che ha subito l'insulto dopo Avola, c'è stato i grandi modi di Avola, c'è stato Reggio, si muoveva per un capoluogo, Reggio, era sicuro di averlo, no? Lo studiavamo tutti, però dietro questo emblema c'era la vita di un popolo che ha avuto poi, pensate, se qualcuno di voi va a Reggio, arrivi fino a Saline e trova un'industria chimica, miliardi, mai aperta. Più avanti, un'industria delle ferrovie, miliardi, chiusa. Cioè, dopo i fatti di Reggio, abbiamo avuto l'insulto. Il centro siderurgico mai nato. Non parlo di politici perché ci sono implicati anche Cosentini e Duri. Reggio si è ribellata. Purtroppo la protesta, che era all'inizio, diventò anche rivolta perché morirono alcuni uccisi dalla polizia pure e qualche poliziotto. Sono stati anni terribili e quindi che mi hanno preparato a fare il vescovo, sapete? Perché quel giorno che era il 31, oggi che cos'è? Era il 31 gennaio quando è arrivata la notizia alla parrocchia. Addirittura sono lì poi quello che è stato il cardinale segretario di Stato, come si chiamava l'ultimo segretario di Stato. La gente piangeva, dice adesso ci lascia, adesso ce l'andiamo. Era morto poco tempo prima Falcomatà, il sindaco, veniva dal Partito Comunista, amico carissimo. C'è una bella immagine di Falcomatà, bellissimo ricordo. C'è, sì. C'è una pagina. E queste persone dicevano, prima se n'è andato Falcomatà, ora vanno andato pure voi, che facciamo? Io ho detto, non piangete perché la colpa è vostra, è vostra. C'è stato un popolo che avete educato, il vostro parroco. Io sono un prete educato dal mio popolo. Mentre educato adesso il Papa ha accettato la vostra lezione, io dice sono bravi, vediamoci il parroco. Io sono andato in Irpinia. Dopo delle difficoltà, avevo 30 cause, 30, per 5 anni senza l'8 per 1000. I mobili dello studio sequestrati dalla cacciatura, per gli errori che avevano fatto nel dopo terremoto. Dall'altra parte, perché l'Emilia era parrocchiano mio, ma non solo lui, erano 5-6. E sono andato lì e ho visto che mi è servito tanto la lezione della parrocchia. Poi Cosenza ci sono state qualche motivo, caro. Poi ho stato dei buoni preti pure, dei meravigliosi preti. Lui non era prete ancora. Purtroppo l'ho fatto io poi prete, non mi sono pentito però, anzi gli devo chiedere scusa perché facendo il segretario con puntualità, con competenza, un giorno gli dissi a Bianchi, questo benedetto prete che è andato, se non vuole andare, come faccio a Bianchi? Lui mi guardò e mi disse, ma mi sta venendo una tentazione, dillo che ho detto io, vuoi andare tu parroco? Dice no, se serve per la mia gente vado, mi è venuta la tentazione. È stata una bella tentazione, abbiamo risolto un problema serio, bene, faceva l'uno e l'altro. Ah, quindi, diciamocelo chiaramente, Cosenza, il Papa Giovanni, dove un prete rubava i poveri, capite? E non solo lui rubava, li hanno mangiato tutti. L'altro
poverino, mezzo matto, non rubava ai poveri. Se voi mi domandate tra Padre Fedele e Luperto chi preferite, Padre Fedele, anche se non condivido le scelte, perché Padre Fedele pensa ai poveri a modo suo, quello rubava ai poveri. E quindi ho avuto questa difficoltà iniziale, cioè un vescovo che arriva lì dopo un anno in carcere, un monaco accusato in maniera infame da una suora, lasciamo stare, dall'altro Luperto che rubava ai poveri e la gente, povera gente, un istituto che ha avuto 1700 operai, capite che significa? Perché i politici, vabbè, lasciamo stare i politici adesso, perché e quindi ho avuto difficoltà, ho avuto anche un aiuto buono, perché gente buona, Cusese seppure, ha ragione lui, io ho parlato con il crocifisso quella notte, che faccio? Me ne vado, la valigia è pronta, mi era venuta la tentazione, i primi mesi, ho sentito come una voce, perché a certe volte quelle voci si sentono, nel silenzio della notte, tu vai, io resto. Straordinario ascoltare Don Nunnari. Gli faccio un'altra domanda e poi chiudiamo. Ma continua a cucinarlo il pesce stocco lei? Una volta ci ha cucinato a tiro il pesce. Come no? Io sì. Tu sì, ma lei non lo mangia, è andato in cielo. Lui cucina il pesce stocco. L'ho cucinato l'ultima volta, 2 giorni addietro. Vedete che continua a cucinare. Sì, sempre però, buonissimo. Perché è un piatto reggino. Siccome io Reggio ce l'ho nel cuore, d'altronde quando da Reggio Don Serafino ve lo può dire, la gente che mi vede mi ferma, non mi è velociale, e avevo 2700 famiglie, 12.000 abitanti all'inizio. Vi ricordate di me? Sì, Germano, come sono? E dove abitavo? In via, numero, quale piano? L'ultimo piano, a destra o a sinistra? A sinistra, no. Mi fate morire, disse lo stesso giorno, ma a tutti, mi parlo di perché? Un pezzo dalla strada, lo so. E tutto sulla strada, lo so. La gente non doveva niente, mi trovava sulla strada, parlavamo, entravo in tutte le famiglie, qualche volta anche per mangiarmi il pesce stocco. Don Serafino è una delle persone migliori che ho conosciuto, è una persona straordinaria che ho visto accanto a te con grandissimo rispetto, una persona veramente come ce ne sono davvero poche. Sono rimasto molto legato a lui in quei giorni in cui ci sentivamo per il libro, anzi lui tirava se no, ma no, lasciamo stare, no, in questo momento particolare, no, lasciamo. Poi alla fine, dopo che pare sia stato uno dei primi a leggerlo, ha letto il manoscritto, se la memoria non mi inganna, vero? Ha letto il manoscritto, poi ci siamo sentiti e mi ha fatto complimenti e mi hanno fatto piacere. Quando presento questo libro non posso che non ricordare che il giorno in cui io lo presentavo mi lasciava papà, e quindi questo. E io vagatamente l'avevo ricordato all'inizio, quella sera stavamo, era il 14-11 del 2014, stavamo presentando in seminario tutti insieme il libro, poi Don Nunnari aveva organizzato questa splendida cena appunto col pesce stocco e Attilio ci ha dovuto velocemente lasciare. Quindi come vedete si raggrumano dei ricordi intensi, belli, dolorosi, ma sempre ricordi, perché Don Nunnari dice sempre della dedica che mi ha posto sul mio libro La storia siamo noi. Lei ha scritto questo ed è vero, Attilio? Non fa niente, a me sì, perché tu non mangi il pesce stocco, ecco perché non ti ha fatto la dedica, mentre io lo mangio, e io lo mangio e c'ho la dedica, tu non lo mangi e quindi non ce l'hai.
vi prego di veramente di prenderlo, questo libro è veramente di grande intensità ed è un libro, guardate, proprio perché Don Nunari è il prete tra la gente, questo libro si conclude col ricordo di Orazio, che era un ferroviere, che stava con lui sempre, stava sempre in parrocchia con lui, e quanto Attilio gli chiede un ultimo ricordo, chissà quanti ricordi avrebbe potuto lasciare indelebili sulla pagina, ha lasciato una pagina e mezza di questo straordinario ferroviere di nome Orazio che vi invito a scoprire. Grazie veramente a tutti quanti, grazie al nostro sindaco. Prima che scappiate via, rinnovo i ringraziamenti io e vi invito per la terza parte della serata, ci spostiamo in sacrestia per un piccolo aperitivo, certo.